purtroppo verrebbe da dire anche quest'anno il giudizio che emerge dall'esame della legge di bilancio del governo è un giudizio estremamente negativo. Abbiamo deciso di anticipare per quanto possibile i tempi di presentazione del nostro rapporto per cercare per quanto possibile di intervenire, se non altro, nel dibattito. 115 proposte che avanziamo tanto dal lato delle entrate quanto dal lato delle uscite, suddivise in 7 ambiti, per una manovra di oltre 40 miliardi di euro, ma una manovra che, come sempre contraddistingue e sbilanciamo, c'è una manovra a saldo zero. Perché, come tutti gli anni, ci sentiamo ripetere che ce lo chiede l'Europa, che l'austerità, che erano questo, che c'era questo lì, noi volevamo mostrare che, condannando fermamente quelle che sono le misure di austerità e le imposizioni dell'Europa, condannando fermamente quelle che sono il quadro macroeconomico entro il quale ci muoviamo, malgrado questo sarebbe possibile effettuare delle scelte radicalmente diverse, tanto dal lato delle entrate quanto dal lato delle uscite. Oggi noi presentiamo una contromanovra di dimensioni molto più grandi rispetto a quella proposta dal governo. È una manovra che cerca di intervenire sul lato delle entrate, essenzialmente proponendo una manovra fiscale che vada nella direzione di equità e progressività da un lato, e dall'altra parte però interviene, e quest'anno in modo abbastanza accentuato anche rispetto agli anni scorsi, a un riorientamento delle risorse che pure sono rese disponibili dalla stessa legge, dallo stesso disegno di legge di bilancio. Nell'elaborare le proposte che noi presentiamo stamattina, siamo partiti essenzialmente dalla considerazione che la manovra presentata dal governo quest'anno è una manovra che ancora una volta rinuncia a avanzare una proposta di lungo respiro, capace di rilanciare la nostra economia. Da questo noi siamo partiti cercando di proporre delle misure che andassero da un lato invece a rafforzare quei settori dell'economia che potrebbero offrire un contributo maggiore a una ripresa sia sul piano economico che sul piano anche dell'occupazione. Dall'altra parte però, come sempre, sbilanciamoci, si preoccupa molto anche della crescita delle diseguaglianze sociali e quindi interviene con diverse misure a riequilibrare le diseguaglianze che caratterizzano sia il nostro sistema fiscale, sia invece il nostro sistema di welfare che nel corso degli anni è stato sempre più aggredito dai tagli alla spesa pubblica. Io ovviamente non potrò elencare tutte quante le proposte, ci saranno anche i colleghi che interverranno a presentare le singole proposte per le singole aree. Quello che credo forse sia più utile evidenziare è che noi oggi ci troviamo a presentare una contromanovra che da un lato riprende proposte che sono proposte storiche, che la campagna avanza da tempo, dall'altra parte però fa i conti anche in modo molto dettagliato con il disegno di legge di bilancio, avanzando delle proposte di riorientamento degli stanziamenti che in alcuni articoli del disegno di legge sono previsti. E poi vi sono anche alcune misure nuove che sono il frutto, diciamo, delle esperienze, dell'elaborazione delle organizzazioni che fanno parte della campagna, che fanno i conti con delle esigenze e dei bisogni che invece continuano a essere ignorati da chi ci governa. Tra le proposte storiche, sicuramente, diciamo, lo dicevo prima, una manovra fiscale che è improntata all'equità
alla progressività, quindi un intervento che cerca di alleggerire il peso per le fasce di reddito più basse, invece andando a caricare un po' di più il peso fiscale sulle fasce di reddito più alte. La proposta, ancora una volta la riproponiamo quest'anno, di un'applicazione della tassa sulle transazioni finanziarie che sia più estesa, applicabile a tutte le azioni e a tutti i derivati e anche nel caso delle azioni in tutte le singole operazioni, il taglio alle spese militari, la cancellazione dei finanziamenti alle scuole private e alle grandi opere, un piano di mobilità sostenibile e fondi maggiori per il funzionamento del sistema pubblico di istruzione universitario, nonché investimenti significativi anche nel settore della cultura e della conoscenza e a sostegno dell'altra economia. Vi sono invece, lo dicevo, proposte nuove. Questo evidenzia anche il fatto che la presentazione, lo dicevamo prima, di un 18° rapporto non è un rito, non risponde all'esigenza di presentare ogni anno delle proposte che per forza devono essere alternative a quelle del governo, ma è frutto appunto di un lavoro che va a analizzare in dettaglio quelle che sono le esigenze delle persone che avrebbero bisogno di un rafforzamento dei propri diritti. Allora, da questo punto di vista, fra le nuove proposte credo sia utile segnalare innanzitutto la scelta che Sbilanciamoci suggerisce di rafforzare in modo deciso l'impegno dello Stato in campo economico attraverso innanzitutto una definizione di un indirizzo che sia di carattere strategico, ma poi anche mettendo a disposizione risorse sia nel campo della ricerca che nel campo degli investimenti in quelli che noi individuiamo come tre settori prioritari ai fini del rilancio della nostra economia: quello dei servizi verdi, dell'innovazione tecnologica e del rafforzamento dei servizi di welfare, perché è vero, il welfare comporta sicuramente dei costi, ma non dimentichiamo anche che è un settore che con opportuni investimenti pubblici potrebbe creare e mobilitare anche nuova occupazione. Tra le proposte vi è anche quella che fa i conti con quello che è successo nell'ultimo anno. Nell'ultimo anno noi abbiamo avuto una crescita esponenziale dell'utilizzo dei voucher. Secondo gli ultimi dati INPS a fine settembre erano stati venduti 96 milioni e mezzo di voucher. Noi riteniamo che questo sia uno strumento che sta in qualche modo contribuendo a precarizzare ulteriormente il mercato del lavoro e quindi pensiamo che potrebbe essere utilmente aumentata la tassazione sui voucher. L'opzione per un riordino complessivo degli interventi e dei servizi di welfare. Il disegno di legge di quest'anno di bilancio prevede diverse misure che consistono ancora una volta in erogazioni monetarie. Quando noi pensiamo, e lo stiamo dicendo da molto tempo, sarebbe molto più utile investire le risorse disponibili a sostegno di un rafforzamento dei servizi pubblici. In particolare, con la manovra di quest'anno noi proponiamo di riorientare le risorse destinate a queste misure al rafforzamento del sistema dei servizi per l'infanzia e all'aumento dei fondi sociali, ma anche alla garanzia delle pari opportunità. E riprendiamo qui una proposta che avevamo già fatto per la prima volta l'anno scorso, quella cioè di introdurre il congedo di paternità obbligatorio per 15 giorni.
Tra le diverse proposte c'è anche quella che fa i conti con uno dei temi che sta al centro anche quest'anno in qualche modo della manovra del governo e della presentazione del disegno di legge di bilancio, e che tra l'altro è oggetto anche di confronto con la Commissione europea. Avrete letto oggi che in qualche modo ci sono indiscrezioni in base alle quali entro domani dovrebbe arrivare una lettera della Commissione europea al governo che dice la sua sul disegno di legge di bilancio, e indiscrezioni dicono che sarebbe mantenuta una riserva. Uno dei temi dei fenomeni che sono al centro del confronto fra il governo e l'Unione Europea è quello relativo alle politiche sulle migrazioni. Anche quest'anno, come l'anno scorso, il governo ha richiesto maggiore flessibilità di bilancio, adducendo proprio la straordinarietà della spesa che deve affrontare in questo ambito. Noi da questo punto di vista proponiamo che una buona parte delle risorse che sono ad oggi allocate nel capitolo di bilancio relativo all'accoglienza straordinaria e anche purtroppo alla detenzione dei migranti venga riorientata a sostegno dell'accoglienza ordinaria, ma soprattutto delle politiche di inclusione sociale dei migranti e dei richiedenti asilo, senza le quali anche un sistema di accoglienza, sia pure ampliato, è comunque destinato ad implodere. Tra le altre misure a cui teniamo molto, sicuramente l'introduzione e la sperimentazione di una misura di sostegno al reddito, e ancora una volta ci troviamo a chiedere, in particolare ai parlamentari, ce ne sono diversi presenti, che vi sia un intervento da parte del Parlamento per aumentare le risorse destinate al servizio civile universale. C'è un articolo del disegno di legge di bilancio che noi abbiamo commentato in profondità sia nel corso dell'audizione che nei documenti che abbiamo preparato, quello è l'articolo 21, il quale prevede l'istituzione di un fondo di investimenti per le infrastrutture. Questo poi immagino ne parlerà meglio l'amico Lenzi. C'è un problema in questo articolo. L'articolo effettivamente stanzia comunque risorse significative anche sul bilancio di quest'anno, 1,9 miliardi di euro destinati appunto agli investimenti. Il problema è che vi sembra rientrarci un po' di tutto, e allora, come appunto dicevo prima, la sensazione è che appunto in mancanza di una strategia poi si proceda come al solito nella previsione di investimenti e impiego di risorse a pioggia senza fare, diciamo, delle scelte strategiche ben precise. Non mi voglio ulteriormente dilungare perché vorrei lasciare, diciamo, la possibilità alle organizzazioni che sono presenti di intervenire. Consentirei soltanto di aggiungere che il senso del lavoro che poi Sbilanciamo ci fa ogni anno è quello di evidenziare che anche in una fase come questa, che è una fase sicuramente molto complicata dal punto di vista economico e anche politico, tuttavia i governi mantengono una propria discrezionalità nelle scelte di allocazione delle risorse, e diciamo l'esercizio che Sbilanciamo ci propone ogni anno è quello che in qualche modo vuole trasmettere un messaggio chiaro al nostro modo di vedere, cioè anche in questo contesto e anche in un contesto in cui comunque le politiche nazionali rimangono sudditane alle politiche di austerità imposte dall'Europa, è possibile fare scelte diverse anche senza mettere a rischio i conti pubblici. E questo è un messaggio che secondo noi è
importante continuare a lanciare, perché la creatività, diciamo così, delle misure che ogni anno vengono elaborate, in qualche modo dimostra che non c'è niente di ineluttabile, nonostante appunto i vincoli con cui dobbiamo confrontarci. E ultima annotazione, mi permetterei di aggiungere che in qualche modo anche l'esito, diciamo, delle elezioni americane per ultime, ma insomma di molte consultazioni elettorali degli ultimi mesi, sembrano in qualche modo, diciamo, evidenziare il forte rischio che fasce ampie della popolazione, nel momento in cui non trovano nelle istituzioni che sono chiamate a governare la possibilità di vedersi garantiti alcuni diritti fondamentali e di aver garantito una qualità della vita decente, rispondano, in assenza di grandi punti di riferimento collettivi alternativi, con voti essenzialmente di protesta, che purtroppo in questa fase tendono, diciamo, anche ad assumere caratteristiche preoccupanti, e quindi probabilmente sarebbe sicuramente utile che i governi si ponessero maggiormente il problema di rispondere meno alle esigenze, diciamo, di equilibrio dei bilanci pubblici, cosa che comunque noi anche con la nostra contromanovra continuiamo a considerare, e si preoccupassero un po' di più di adottare provvedimenti di grande respiro capaci di modificare la qualità della vita delle persone. Alfio Nicotra, voi per un ponte per avete chiesto una cosa molto specifica da emendare in base a questa finanziaria. Ho espresso una preoccupazione che nell'articolo 54 della legge di bilancio, la cosiddetta operazione strade sicure delle forze armate, cioè l'impiego delle forze armate in funzione dell'ordine pubblico, è previsto espressamente che le forze armate siano dispiegate durante il G7 che si terrà a Taormina ormai nel maggio del 2017. Noi siamo reduci da un'esperienza negativa al vertice del G8 di Genova, con una città blindata e una repressione di piazza, e con la vicenda tragica di Bolzaneto e della Diaz. Non ci pare che le forze armate siano in grado di contenere manifestazioni democratiche di popolo, e comunque non è questo il compito istituzionale delle forze armate. Pensiamo che i parlamentari farebbero una cosa giusta e saggia a cancellare questo aspetto dell'articolo 54.